evidentemente cruciale e centrale. Il moderatore del nostro incontro di oggi sarà Giancarlo Grossi, al quale do subito la parola per un'introduzione di Roberto. E Roberto, molte grazie per essere qua con noi Grazie oggi. a te, Andrea. Grazie. Grazie Andrea, è con grande piacere che oggi presento l'autore di questo libro che si chiama Immagine, arte e virtualità per un'estetica della relazione, dal momento che è un autore a cui sono molto affezionato perché è stato mio professore quando ero studente alla Cattolica di Milano. Si tratta una prospettiva molto peculiare, quella che presenta questo libro sulle questioni dell'immersività e della realtà virtuale, perché partono da un'idea di estetica che incrocia e sottintende una dimensione ontologica assolutamente centrale. La realtà virtuale, infatti, è intesa come uno di quei fenomeni estetici che sono centrali nella speculazione di Diodato, che permettono di riflettere su delle strutture dell'essere, su delle strutture profonde della realtà. In questo senso, due parole sul profilo dell'autore. Sappiamo che è professore ordinario di estetica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Le sue ricerche riguardano da sempre il rapporto tra l'estetica, le arti e l'ontologia. In particolare mi viene di citare tra le sue opere una essenziale, che è Vermeer, Gongora, Spinoza, l'estetica come scienza intuitiva. In particolar modo Spinoza è un riferimento centrale di Diodato, in relazione al quale è possibile anche pensare uno dei concetti più fecondi della sua speculazione, che è quello dell'avatar come plesso corpo-immagine, e che è al centro di un altro libro molto importante per i nostri studi, che è Estetica del virtuale del 2005. A cui seguono, tra i tanti volumi, mi preme anche ricordare Invisibile Sensibile, Itinerari di Ontologia Estetica e Logos Estetico. Logos Estetico. Allora, quindi, vediamo anche come, diciamo, esistono diverse forme ontologiche che si esprimono anche intorno a noi ora. Però, e quindi, in particolar modo, è molto interessante in questo senso poter entrare in questa prospettiva e capire che cosa ci dice la realtà virtuale della struttura del reale. Per cui lascio la parola con grande piacere al professor Diodato. Grazie. Grazie Giancarlo, scusate la voce che sentite così rauca, e grazie all'amico Andrea Pinotti per questa opportunità, per questo invito. Mi fa piacere potervi dire qualcosa su questo mio ultimo, su questa mia ultima pubblicazione. E dunque, come diceva Giancarlo Grossi, si tratta di un lavoro che riguarda fondamentalmente una prospettiva ontologica. Ecco, quindi io vi dirò qualcosa su questa prospettiva ontologica, all'interno della quale rientra anche l'idea di corpo-ambiente virtuale, insieme ad altre, diciamo così, cose. Mettete tra virgolette questa espressione. Però questo libretto è dedicato fondamentalmente alla categoria della relazione. Ecco, quindi il punto centrale è questo, la categoria della relazione. E detto in estrema sintesi, intende la categoria della relazione come categoria principe. Cioè, noi siamo stati addestrati da una lunga tradizione filosofica a considerare ciò che abbiamo sempre chiamato sostanza come categoria fondamentale dell'essere e del pensiero dell'essere,
Suppongo che si possa ampliare l'arredamento del mondo dal punto di vista ontologico qualora si faccia attenzione ad alcune, diciamo così, alcune cose del mondo, alcuni eventi del mondo, alcune forme che si istanziano, diciamo, nello spazio-tempo della nostra esperienza, che mettono in luce la fondamentalità della categoria della relazione. Su questo dovrò dire per forza qualcosa, perché è un po' la mia intenzione in questo libretto. Quindi la questione della virtualità mi serve, ma mi serve tra le altre cose per esemplificare. Un ulteriore punto a premessa molto semplice. Quello che a me sembra sia quello che ho chiamato logos estetico, o comunque che si possa intendere come, se volete, come conoscenza estetica, mi sembra la condizione di possibilità per poter cogliere questa struttura, diciamo così, a mio avviso rilevante della realtà. E anche questo cercherò di dire perché, insomma, ecco. Però bisogna tenere appunto, a mio avviso, fermi questi due punti. L'idea di una ricerca sulla relazione come relazione istitutiva e costitutiva della nostra esperienza della realtà e la nostra esperienza della realtà come fondamentalmente esperienza estetica dell'aesthesis. Ecco, questi due punti a premessa, direi. Allora, come si svolge questo libretto? Quindi, voglio dire, potrebbe essere solo parzialmente interessante per voi, ecco, perché appunto ha una prospettiva che in qualche modo per certi aspetti è un po' diversa o sfugge da ricerche propriamente aderenti alla virtualità. Ecco. C'entra, ma non è quello il punto fondamentale. Dunque, come si svolge questo libretto? Allora, la tattica è quella di partire dall'idea di sistema, da un'analisi dell'idea di sistema, ecco, che mi serve proprio, no? Mi serve. Per quale motivo? Allora, l'idea di sistema, come sapete, è un'idea che proviene dal punto di vista della sua istituzione storica dalla teoria generale dei sistemi di von Bartalanffy, no? Che ormai sono passati molti anni, ma che ha dato avvio ha proprio una epistemologia sistemica a diversi livelli, nelle diverse scienze. Ecco, a partire dalla biologia, a cui von Bartalanffy era particolarmente interessato, ma la chimica, la fisica, diverse scienze oggi, fino alla meteorologia, sono molto impegnati nell'analisi della nozione di sistema. Ora, io parto in effetti nel primo capitoletto da quello che dice la teoria generale dei sistemi, dall'idea di sistema di von Bartalanffy, ma poi mi servo, tenete presente che per me i libri di filosofia e diciamo così la biblioteca di filosofia è un supermercato, né più né meno, cioè vado a prendere quello che mi serve. Diciamo così, cercando di mantenere un minimo di rispetto nei confronti degli autori e della storicità della condizione in cui affermano le cose, però prendo quello che mi serve, ecco, naturalmente. Questo può essere benissimo sottoposto a critica, ma pazienza. Allora, mi serve Morin che faccio subito intervenire, mi serve la questione del metodo in Morin per quanto riprende la nozione di sistema di von Bartalanffy. E perché? Perché Edgar Morin mette bene in luce che cosa? Mette bene in luce che, data l'idea di sistema proveniente dalla sistemica, che nasce con von Bartalanffy, a un certo punto il sistema diventa nell'epistemologia ciò che costituisce, scrive Morin, il tessuto di ciò che è l'universo fisico, ciò su cui l'universo fisico è fondato.
cioè un sistema complesso. Vi leggo una breve citazione di Morand dal discorso sul metodo. Tutti gli oggetti chiave della fisica, della biologia, della sociologia, dell'astronomia, atomi, molecole, cellule, organismi, società, astri, galassie, costituiscono sistemi. Attenzione ora, tutto ciò che era oggetto è diventato sistema. Tutto ciò che era un'unità elementare, compreso l'atomo, soprattutto l'atomo, è diventato sistema. Ecco. E da qui una definizione di sistema. Morand ne dà tante, ne dà diverse, ma poi riprende fondamentalmente quella di von Bertalanffy. E come sappiamo, cos'è sistema? Sistema, l'idea di sistema comporta prevalentemente due aspetti: l'interrelazione tra gli elementi e l'unità globale costituita da questi elementi in relazione. Ecco, questa è un po' la nozione di sistema. Un sistema è un insieme di unità in reciproca interazione. Una sorta di, diciamo, qualcosa che esiste nell'interattività di ciò di cui è fatto. Ecco, questo è un po' il sistema. Ecco. Il sistema quindi è pensato come un'unità globale organizzata di interrelazioni tra elementi, tra eventi, tra azioni, tra individui, tra tutto quello che ci volete mettere dentro in questo insieme. Ecco. Bene, questo è un punto di partenza, perché questo è un punto di partenza in quanto a questo punto possiamo, diciamo così, svolgere, porre una questione filosofica. Perché questo modo di intendere il sistema, che è tipico della sistemica, per una decina d'anni ho fatto parte di gruppi di ricerca sistemica, dove e anche ho partecipato naturalmente ai convegni della Società Internazionale di Sistemica, quindi mi sono un po' informato e ho avuto il modo di collaborare con gli specialisti in diversi campi epistemologici di quest'idea, no? Però a me sembra che dal punto di vista squisitamente, diciamo, per noi, filosofico, ci sia un punto limite che non mi persuade, o comunque che non funziona bene all'interno di questa sistemica, mettiamola così, di derivazione classica. Ecco. Cioè, il punto è questo. Noi consideriamo appunto il sistema come un insieme di elementi in interrelazione tra loro, e l'interrelazione dà origine a un'eccedenza, no? Si chiama eccedenza sistemica, a un'emergenza. Cioè il sistema è come un organismo che è di più della somma delle parti che lo compongono. È fin qui la sistemica classica, va bene? Ed è interessante studiare queste emergenze. Questo è un duro colpo nei confronti dell'analitica, cioè vuol dire che se tu analizzi le parti perdi l'emergenza sistemica, perdi l'eccedenza, quindi analizzando le parti non giungi a comprendere il funzionamento del sistema, ok? Ed è interessante dal punto di vista critico nei confronti di una certa epistemologia. Ma quello che io cerco di mettere in luce in questo libretto è che qualsiasi elemento del sistema, è questo che mi ha dato Morand, qualsiasi elemento del sistema è a sua volta un sistema. E questo è il punto. Quindi noi, se consideriamo fino in fondo quest'idea, allora dobbiamo supporre che qualsiasi sistema sia complesso all'infinito. E dunque, in ultima analisi, giungiamo alla negazione di un'unità elementare, perché qualsiasi unità elementare è a sua volta sistemica. Naturalmente vi risuonerà qualcosa, vi risuonerà per esempio la monadologia, no? Per dire, dal punto di vista della tradizione. Questo è un punto che ho cercato di, come dire, un pochino mettere in luce, di capire in uno dei libretti che ha ricordato prima Giancarlo, che si chiama Logos Estetico, dove cerco di fare un'analisi di questo problema in Leibniz. Ecco. Ma allora, diciamo così, abbiamo due prospettive. La prima, che certamente è una visione più complessa della realtà rispetto a quella di un'epistemologia analitica,
Sistema è una pluralità di elementi relazionati, tale che i rapporti tra gli elementi costituiscono un'unità globale organizzata che comporta performance eccedenti rispetto alle possibilità delle parti considerate, per dir così, in isolamento. E questa è la prima prospettiva. Quindi sistema in questa prospettiva è un'unità complessa organizzata che dà luogo a emergenze e ovviamente vincoli. Però questa è ancora, come vi dicevo, un'idea tradizionale che pensa il sistema come composto in ultima analisi di elementi per quanto dinamici, e io mi sono sentito di proporre un'altra prospettiva, che è più radicale, diciamo così, che è più radicale, per cui appunto sistema diventa struttura relazionale per sé presa, dove la relazione è interpretabile per se stessa, senza che ciò dia luogo alla trasformazione della relazione in elemento. E intendo qui per relazione, intendo relazione per differenza rispetto a proprietà relazionale, cioè relazione come istitutiva. Ecco. Allora si pone questo problema. Il problema di pensare una relazione non come proprietà relazionale, cioè il problema di pensare come una relazione non come proprietà di un elemento che entra in relazione, di pensare la relazione come, non come relazione tra elementi che sono di per sé già precostituiti. Questo è il problema. Senza però ipostatizzare la relazione, cioè senza pensarla, per dir così, ecco, come relazione semplicemente causale. Bene. Allora, come ho cercato di cavarmela? Come ho cercato di cavarmela dopo essermi messo in questa difficile situazione, in questa brutta storia, insomma, così, perché non c'è bisogno poi di fare queste cose, in effetti, se uno ci si mette, peggio per lui. Dunque, ho cercato di cavarmela in due modi, fondamentalmente. La prima, a cui tra poco accennerò, è cercare di passare attraverso alcuni autori che mi dessero qualche speranza. Ecco, ne ho individuati alcuni, qui ne ricorderò solo un paio, diciamo così, due o tre, molto rapidamente, perché poi naturalmente voglio arrivare. E poi la seconda cosa è andando a vedere alcune cose del mondo, dove per cose del mondo intendo alcune nostre esperienze, che potessero esemplificare la nozione di relazione come istitutiva di esperienza della realtà. Ecco. Allora, una strategia, diciamo così, storico-teoretica, no? E un'altra, diciamo così, di più fenomenologica. Ecco. Allora, per quanto riguarda la prima, passo attraverso alcuni autori. Non vi dico tutti gli autori, però alcuni di questi, non so, uno certamente molto importante, sullo sfondo ci sono un paio di grandi autori, come Bergson, e poi per certi aspetti la sua ripresa in Deleuze. Ma un autore per me molto importante, molto rilevante, lo dico anche perché vedo che si è aggiunto un mio allievo, Saverio Macri, che lo sta approfondendo, è Simondon. Un autore certamente per me, diciamo, un passaggio strategico è quello simondoniano. Perché Simondon? Ma perché Simondon concepisce una visione dell'individuo, cioè delle cose del mondo, come processo di individuazione. Questo per me è un passaggio cruciale per sfuggire, diciamo così, a quella ontologia della sostanza. Tenete presente che quando dico ontologia della sostanza sono consapevole della difficoltà di questa espressione. Non la do semplicemente per scontata. Ho cercato
di spiegare un po' che cosa intendo in alcune pagine di questo libretto che vi risparmio. Però Simondon che cosa ci dice fondamentalmente? Simondon ci parla del processo di individuazione come struttura temporale che però non è una successione casuale, una successione lineare di causa e di effetto. Ecco. E questo per me a livello dell'ontologia è molto importante. E bisogna dire che è proprio Simondon che conduce il suo pensiero, no? Sul terreno proprio dell'ontologia. Cioè, per Simondon la relazione consiste in una modalità d'essere che risulta simultanea ai termini, agli elementi dei quali garantisce l'esistenza. È una citazione da Simondon, precisamente dal libro L'individuazione alla luce delle nozioni di forma e di informazione. Quindi Simondon cerca la relazione all'interno dell'essere, la relazione come modo d'essere e non la concepisce come rapporto tra termini dati che in qualche modo noi potremmo adeguatamente conoscere concettualmente in quanto dotati di propria esistenza attraverso un incontro, un'analisi. Ecco. Allora, Simondon è un autore per me fondamentale perché per lui la sostanza esplicitamente cessa di costituire il modello dell'essere e cerca di mostrare l'accadere dell'essere trattino relazione. Ecco, una sorta di oggetto-evento. Questo per me è molto importante anche per pensare la virtualità. L'altro autore per me tra gli altri è fondamentale, poi ve ne dirò di un terzo, è Merleau-Ponty, senza dubbio Merleau-Ponty. Ecco. Giancarlo prima lo sa bene, Giancarlo ha ricordato un altro mio libretto, L'invisibile sensibile, lì cerco di fare i conti, diciamo così, con questo aspetto del pensiero merleau-pontiano. Ma quale Merleau-Ponty in particolare? No, a me, diciamo così, piace tutto Merleau-Ponty e penso che Il visibile e l'invisibile sia un testo che noi dobbiamo cercare di pensare. È incompiuto perché noi possiamo continuarlo a pensare. Ma in questo caso a me interessa il Merleau-Ponty che riflette sul concetto di natura di Whitehead, perché Whitehead credo sia proprio uno degli autori che nel corso del Novecento hanno colto bene l'idea base di oltrepassamento di una certa concezione della fisica basata su una concezione lineare della causalità e della temporalità. E Merleau-Ponty, quando nel suo corso, che è il corso del 56-57, dedicato appunto al concetto di natura di Whitehead, mette in luce molto bene, il pensiero dell'evento di Whitehead, che va verso una concezione di tutto ciò che noi possiamo chiamare cose, realtà, oggetti, no? Come modi abbreviati per indicare un insieme di relazioni. Ecco, è una citazione questa. Vi leggo soltanto un breve passaggio, la sintesi, che di ciò che, seguendo Whitehead, Merleau-Ponty intende per natura. Scrive così: il porsi dell'essere nella percezione, e qui cominciamo a entrare nell'idea del motivo per cui penso che solo il logos estetico riesca a dirci qualcosa, ecco, su questo, il porsi dell'essere nella percezione è simultaneamente il porsi di una materia spazio-temporale attraverso il nostro corpo
e si definisce per come appare a noi che percepiamo. Ne consegue, primo, l'unità degli eventi, la loro inerenza reciproca, che appare qui come il correlativo della loro inserzione nell'unità dell'essere pensante, appunto logos estetico. Secondo, lo spirito non deve essere considerato come un osservatore di fronte alla natura, tipico tema che poi è merleau-pontiano. Terzo, questo divenire della natura che assicura l'interiorità degli eventi gli uni in rapporto agli altri, la nostra inerenza al tutto, collega gli osservatori gli uni agli altri. È ciò che collega. Ecco, qui allora noi entriamo nella, diciamo, in una concezione della natura che diventa un campo eminentemente interattivo, strutturalmente relazionale, quello che poi a mio avviso è tra le altre cose espressamente, diciamo, no, meglio esemplarmente espresso da quello che io intendo per corpo virtuale, per corpo, ambiente, immagine virtuale. Poi bisognerebbe sciogliere un po' questo complesso. Si tratta di un evento che non è né fisico né psichico, si tratta di un plesso tra percepiente e percepito, si tratta di un continuo interscambio tra questi. Il soggetto e l'oggetto, l'attivo e il passivo, sono funzioni processuali continuamente reversibili, cioè il soggetto non è subiectum, non è substratum, ma è punto, luogo provvisorio, aggregativo di eventi. È a partire da qui che possiamo ripensare appunto alcune entità che esibiscono uno statuto squisitamente relazionale. E qui due parole sugli oggetti, intesi nel modo che vi ho detto prima, per favore non pensate a delle ecco, oggetti, diciamo, che sono a mio avviso, che esibiscono uno statuto peculiarmente relazionale, che sono a mio avviso questi. Quelli che ho chiamato corpo virtuale, che ambiente, che immagine, su cui bisognerebbe dire tante belle cose. Quello che, e che poi non esistono ancora, per come Andrea lo sa benissimo, è la prima cosa che generalmente mi dice quando ci incontriamo, guarda che sostanzialmente tu parli di una fantasia, e sono d'accordo che è così, non c'è alcun dubbio. Quello che io chiamo corpo ambiente virtuale, che appartiene al nostro futuro, non so se prossimo o remoto, ma ne sono persuaso. Del resto cosa facciamo noi? Cerchiamo di inventarci un po' di cose, no? Abbiamo questa velleità. E quelle che noi possiamo chiamare, sapete, secondo la vecchia tradizione, ma vecchia davvero, cioè che risale a circa 2000 anni fa, e che possiamo chiamare persona, quello che sono io, quello che siete voi, che è ciascuno di noi. Poi quelle cose che chiamiamo, quelle stranissime cose che chiamiamo opera d'arte, no? Ecco, che non abbiamo ben idea di che cosa siano, ma esibiscono bene questa struttura propriamente relazionale, perché non si lasciano acchiappare da nessuna parte. E poi alcune cose che io ho avuto la fortuna di potere, diciamo così, non ho capito quasi niente, però di potere un pochino avvicinare grazie ai miei amici fisici, cioè fisici proprio dei campi quantistici, alcune cose che stanno studiando i fisici dei campi, ecco, che non capiscono bene forse nemmeno loro, ma che penso che possano interessare i filosofi da questo specifico punto di vista. Poi, per svelare tutto quanto, visto che c'è nel libretto, e per svelare la mia matrice fondamentalmente di vecchio filosofo della Cattolica, il modello fondamentale dal punto di vista teoretico che consente l'approfondimento di un pensiero della relazione istitutiva o sussistente, come si diceva un tempo, è la teologia trinitaria. E io uso la teologia trinitaria qui, e la uso addirittura per spiegare il concetto di immagine, figuriamoci un po', che è un'altra entità particolarmente strana che esibisce perfettamente la sua natura squisitamente relazionale.
Tenete presente che crederci o no nella Trinità qui non c'entra assolutamente nulla, no? Cioè lo può fare un filosofo perfettamente ateo, lo può fare un filosofo perfettamente credente nella Trinità divina, no? E la questione per me interessante è la speculazione, la profondità della speculazione proprio che ha portato questa idea. Perché se andate a leggere nel corso della storia della teologia i trattati sulla Trinità, penso che ciascuno di noi possa rimanere impressionato dall'intelligenza speculativa di questi autori. Relativamente proprio alla questione della relazione, perché dovevano spiegare che cosa significa relazione sussistente. Ecco, dal loro punto di vista, perché questa relazione sussistente c'è nella realtà? Perché? Perché la realtà è creata dalla relazione sussistente, per questo. E perché tutte le creature sono immagini del creatore. È molto semplice. Volevo solo dire, siccome il mio tempo è scaduto, volevo solo dire, e tra poco Giancarlo, da buon moderatore, mi dice per favore smetta di parlare. No, ma essendo un cattivo moderatore può... Sì, lei deve essere un bravo moderatore, si è abituato. No, ma volevo solo far cenno a una cosa che mi preme, e cioè relativamente al rapporto tra esperienza estetica e virtualità, perché che fa parte del terzo diciamo capitoletto, all'inizio del terzo capitoletto del mio libro, perché qui parto da un altro autore che a me piace un sacco e che oggi devo dire è un po' molto riscoperto, lo è stato sempre perché è un grande autore del Novecento, però in questi ultimi tempi anche nell'estetica italiana, anche nell'estetica degli Stati Uniti, così mi pare coltivato, che è Dewey, che è John Dewey, no? Che è John Dewey. Perché? Perché che cosa mette in luce molto bene Dewey, no? Mette molto bene in luce cosa significa esperienza estetica, molto bene in luce, e ci viene a dire Dewey di un'esperienza che è fondamentalmente interazione. Diciamo che io distingo il concetto di interazione dal concetto di interattività in realtà, perché il concetto di interattività, interazione si intende per lo più interazione tra, azione tra, mentre interattività è proprio una azione che costituisce gli elementi. Ecco, in questo inter si costituiscono gli elementi. Però c'è un passaggio, in particolare l'ultimissimo di lui, cioè il passaggio tra lo scritto di logica, teoria dell'indagine, e proprio il suo, penso forse l'ultimo scritto, Conoscenza e Transazione, in cui lui lavora sul passaggio tra l'idea di interazione e l'idea di transazione. E io lo trovo molto interessante perché la transazione, scrive Dewey, non ritiene adeguata alcuna preconoscenza né del solo organismo né del solo ambiente. Voi sapete che per Dewey esperienza è relazione tra organismo e ambiente, ma qui Dewey, esperienza e natura, artes experience, dicono così, ma l'ultimissimo Dewey oltrepassa anche questo schema proprio col concetto appunto di transazione. Perché appunto il concetto di transazione esige, cito, che essi, organismo e ambiente, accettino prima di tutto un sistema comune. Ecco. Quindi il sistema precede gli elementi che entrano in relazione. E questo serve non soltanto per capire l'esperienza artistica, a mio avviso, come cerco in qualche modo di fare in questo libretto, ma anche proprio permette di procedere allo sfruttamento del risultato di Dewey, no? Per farci comprendere qualcosa
ripensando questo modello di ciò che chiamiamo ambiente e di ciò che chiamiamo il nostro rapporto con l'ambiente e, in senso ampio lato, che cosa possiamo intendere per corpo ambiente virtuale. Ecco. Allora, io ho apparecchiato un po' i preliminari, va bene? Poi adesso, se avete qualcosa da chiedere, mi fa piacere e sono a disposizione. Non so, Giancarlo, se certo, può... Certo, direi che il tempo è maturo per poter aprire un dibattito. Direi che le questioni in campo sono molte. A me viene già da riflettere su alcuni punti, per cui mi arrogo il diritto della prima domanda. Ad esempio, pensavo quando a un certo punto en passant è spuntato Bergson. Sì. E noi sappiamo che la rilettura che Deleuze fa di Bergson è uno dei luoghi centrali per il bergsonismo per pensare la virtualità. Sì. E però allo stesso tempo pensavo a come, sempre per Deleuze, Bergson sia stato funzionale invece a delineare un episteme come l'episteme cinematografica. In Cinema 1 Deleuze dice chiaramente che se c'è l'episteme cinematografica nasce quando non è più possibile pensare una distinzione, che è la distinzione tra il movimento come evento fisico e l'immagine come evento spirituale. Quando abbiamo a che fare con un'immagine in movimento, abbiamo a che fare effettivamente con un plesso. A questo punto la prima riflessione che mi viene in mente è: allora, c'è una specificità della realtà virtuale nel descrivere, in un certo senso, la struttura della realtà che si differenzia da altre forme? Da altre forme, ad esempio, come la forma cinematografica? Oppure ogni volta che è implicata l'immagine stiamo parlando di qualcosa che rivela questa struttura relazionale della realtà? Io inizierei da qui, ringraziando molto il professor Diodato, e aprirei il dibattito. Dunque, non è che io ho dedicato un pezzettino qui alla questione nel mio libretto, la questione del cinema. Una cosa, io penso che ci sia, per quel poco che posso comprendere, perché non sono affatto un esperto di cinema, penso che ci siano alcune notevoli differenze a diversi livelli. Però lei mi ha chiesto innanzitutto di Deleuze, no? Ecco. Allora, potrei dir così, cercando di collegare un po' quello che lei dice. Il Deleuze di differenza e ripetizione, no? È un po' il Deleuze che succhia proprio da Bergson, certamente anche il titolo sul cinema, no? In particolare credo quello sull'immagine-tempo, ma sono scritti che succhiano da Bergson, ma a differenza e ripetizione, proprio il capitolo sulla sintesi asimmetrica del sensibile succhia da Bergson. Non so fino a che punto, recentemente, ma non mi dedico a questo, recentemente ho scritto un articoletto proprio sulla relazione Bergson-Deleuze sul tema della virtualità. Mi pare che Bergson... questa è un'opinione che ho da un po' di tempo e che avevo già espresso anche chiacchierando anche col professor Pinotti, che Bergson sia già oltre Deleuze sulla questione della virtualità, in particolare in materia memoria, in quel libro molto difficile da capire. La questione di Deleuze in differenza e ripetizione in quel capitolo riguarda fondamentalmente l'individuazione intensiva, il campo preindividuale che Bergson chiama ideale trattino virtuale, e ci dice che l'oggetto virtuale, e qui viene da Bergson, è essenzialmente passato.
è essenzialmente passato. È un lembo di passato che fa parte del presente, che si incide e entra a far parte del presente. Ecco. Forse quest'idea a Deleuze viene anche dalla sua lettura di Proust. Non lo so, non sono un deleuziano e quindi non saprei dire. Allora, è un passato che è contemporaneo al presente che è. Questo è molto interessante, cioè questo ci può far pensare. Un passato che è contemporaneo al presente che è. Ecco. Da questo punto di vista, a mio avviso, ci può essere una relativa somiglianza tra l'esperienza della virtualità e l'esperienza cinematografica. Perché? In cosa consiste, ripeto, a mio avviso, per quel che ho potuto capire, l'esperienza cinematografica? Consiste in una forma, in una messa in scena di una forma del passato presente. Cioè, la forma tipica del cinematografico è un presente che continuamente si annulla, un presente che è sempre, nel momento in cui è presente, passato. Questa è l'idea dell'immagine cinematografica. Ecco. Da questo punto di vista l'immagine cinematografica può essere interpretabile come virtualità. Da questo punto di vista. Quindi è, diciamo così, una sintesi spazio-temporale, una sorta di presenza del tempo nello spazio, che ha questa forma straordinaria, cioè mostra bene l'accadere costante del passato che è nel presente nel momento in cui si annulla. Ecco. Per me è bellissimo questo, perché è un grande, come dire, insegnamento dal punto di vista dell'ontologia. Cioè la forma cinematografica mostra, per dirla con un mio maestro, con l'espressione di un mio maestro, ma l'ho usata per un articolo sul cinema, quindi non, è una cosa che credo puntualmente, mostra il nulla che penetra nelle ossa dell'essere. Cioè nel momento in cui si presenta il passato di se stesso, perché l'immagine precipita costantemente nel nulla, è quello il suo modo di divenire, ma si costituisce sempre più o meno, anche nei modi più spezzati, nei modi meno più intriganti, nei modi più complessi che ci forniscono alcuni grandi autori, si presenta sempre come una sorta, per usare un altro termine deleuziano, di caosmosi, termine tratto da Joyce, che Deleuze usa prendendolo da Joyce, cioè di ordinamento del caos. L'ordinamento del caos, per quanto possibile, avviene sempre secondo strategie narrative, anche quando sembrano non esserci. Ecco. E la forma cinematografica a me sembra che funzioni così. Perciò sì, c'è una... Per quanto concerne invece l'esperienza, il modello dell'esperienza, penso che sia diverso. Penso che sia, rispetto al corpo ambiente virtuale e il cinema, penso che il modello fenomenologico dell'esperienza estetica sia differente. Cioè, perché? Per questo motivo, perché nel cinema noi abbiamo sempre processi di identificazione secondaria resi possibili da un distanziamento. Non c'è niente da fare. Lei lo sa bene, ha studiato bene queste cose, lo so. Nel corpo ambiente virtuale il punto diventa la forma del risucchio, che è diciamo così, forclude la possibilità, per usare una terminologia un po' sofisticata, che forclude i processi di identificazione secondaria. Ecco. E ti spinge sul primario, dal mio punto di vista. Detto in sintesi estrema. Nel libretto su estetica del virtuale ho cercato di fare un paragone tra la forma di esperienza del cinema e la forma di esperienza dell'ambiente virtuale. Ho cercato di spiegare queste cose, ecco, in modo più esteso.
Mi verrebbe quasi, e poi lascio spazio alle altre domande, da pensare che il cinema è quasi più virtuale della stessa realtà virtuale, proprio perché si gioca molto di più sulla capacità, sulla capacità di presentare l'assenza rispetto alla realtà virtuale in cui invece si è stato di presenza. Ma sì, sì, sì. Si può anche dire così, non avrei... il concetto di virtuale non è un concetto semplicissimo, il concetto. Ecco. Quindi bisognerebbe andare un attimo a chiarire questo. Però se lo lasciamo un attimo da parte, no? Ecco, potrei essere anche d'accordo. Però penso ci sia appunto, come le dicevo, un'analogia che comporta una somiglianza e una differenza. Dica la differenza. Sì. Grazie veramente. Abbiamo anche una domanda di Pietro Conte. Ah, Pietro, ciao! Ciao Roberto! Ciao Pietro! Cin cin. Ti volevo chiedere molto rapidamente, hai accennato alla differenza tra interazione e interattività. Sì. L'hai lasciata un po' lì in sospeso e a me personalmente ha ingolosito, per cui se potessi tornarci un attimo, sì, ti sarei grato. Sì, sì, grazie Pietro. No, dunque, la questione, come dicevo, l'interazione presumo possa immaginarsi come interazione tra, diciamo così, polarità, che sono in sé costituite. Allora, diciamo bene, tutto ciò che esiste è in relazione, no? E non è concepibile, non siamo concepibili né io né tu, né le cose che ci circondano, dal punto di vista, diciamo, di un'analisi ontologica, se non teniamo in considerazione la relazione, a partire dal luogo in cui siamo, dal tipo di relazione che stiamo vivendo, dal fatto che siamo bombardati continuamente, che siamo passaggi atomici radianti in qualsiasi momento, cioè senza relazione non c'è nulla, ecco. E quindi noi siamo in relazione, ma dire noi siamo in relazione presuppone che tu Pietro Conte, io Roberto Diodato, no? Siamo due entità precostituite che entrano in relazione tra loro, no? Ecco. Allora, una cosa che si vede, a mio avviso, che si può vedere un pochino meglio esaminando la questione della virtualità è qualcos'altro. Cioè una relazione istitutiva che chiamo interattività. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice, perché quello che possiamo chiamare corpo, ambiente o immagine virtuale, diciamo così in senso forte, no? Appunto, come dicevo prima, ipotizzando nell'esistenza, ecco. Anche tu una volta mi avevi chiesto, mi ricordo in un convegno a Verona, ma le cose di cui tu parli in realtà non ci sono, una cosa del genere, no? Ecco. Cioè quello che possiamo ipotizzare è che ciò che chiamiamo corpo ambiente virtuale implichi necessariamente un rapporto istitutivo. Senza di me con le mie protesi, per farla semplice, per semplificare, senza un corpo organico dotato di protesi tecnologiche, senza un algoritmo in formato binario che si implementa attraverso determinati strumenti, device, eccetera, ci sono queste due cose, ma se non c'è l'incontro, ciò che chiamiamo corpo immagine virtuale, ambiente virtuale, non c'è. Non c'è proprio nulla. Lì si istituisce qualcosa attraverso una relazione. La relazione diventa istitutiva di realtà. Quella è interattività, no? Non è soltanto interazione. Ecco, quella è interattività. Cioè un'attività che nel tra costituisce una realtà sui generis.
una realtà che è dotata di immersività, se vuoi, che ha delle caratteristiche che si possono studiare, lavorare e così via, ma che altrimenti semplicemente non si dà, non c'è proprio, non c'è aesthesis, non c'è alcuna percezione possibile, non c'è un logos che si incarna, non c'è un bel niente. Ecco, in questo senso lo intendo. E questi, scusami, un'ultima cosa, e mi interessa dire che questa sorta di strana cosa che appunto si realizza nell'interattività, questa cosa, questa strana cosa è importante perché noi siamo abituati dalla fisica di Aristotele a pensare o le cose non viventi o le cose viventi. No? Questa grande bella distinzione che inaugura il secondo libro della fisica e il nostro pensiero, diciamo così, dove in qualche modo gli artefatti sono cose non viventi, mentre il nostro corpo organico è una cosa che vive, no? E che quindi è autonoma, la capacità di muoversi per conto suo. E queste cose qui sono un intreccio tra vivente e non vivente, è un ibrido ontologico, questo mi interessa, è una cosa nuova del mondo. È un aspetto della physis che prima era celato, che sta venendo fuori adesso. Questo mi interessa. Grazie Roberto. Grazie a te Pietro. Grazie. Abbiamo una domanda di Anna Calise. Buonasera. Buonasera. Devo dire la verità che con quest'ultimo intervento in parte ha un po' risposto a quello che volevo chiederle. Io vabbè, ho letto il libro che ho trovato complesso nelle sue varie articolazioni, riesco a cogliere questo tentativo di dare alla relazione uno statuto ontologico primario, anche se poi a un certo punto comunque mi sfugge nel ragionamento, ce lo prendo e poi lo riperdo, e stavo pensando proprio a questi oggetti evento di cui parla alla fine del libro, stava parlando adesso di queste opere d'arte che in qualche modo potrebbero far emergere questo qualcosa che fino ad oggi c'era celato, e mi chiedevo perché questa cosa ancora non esiste o comunque quali potrebbero essere le direzioni disciplinari per fare emergere questo nuovo ambito della realtà. Però quello che poi insomma mi fermo a un certo punto è che per andare in questa direzione forse gli ambiti disciplinari nei quali si può continuare ad investigare appartengono all'individuo e alla tecnologia, e portare avanti l'intersezione di queste due cose, che sembra essere poi lo spazio all'interno del quale può effettivamente avere luogo e nascere, in cui si può manifestare la relazione in quanto qualcosa con un suo statuto ontologico pari alla sostanza, alla fine mi sembra che dipenda necessariamente in modo strutturale dagli oggetti e gli elementi che devono entrare in relazione per poi farla nascere, e quindi non so se resta una sorta di circolo oppure se ci si può sviluppare, cioè svincolare da questa dinamica principalmente in una direzione di ricerca che sia artistica o accademica. Non so se sono stata chiara. Allora, intanto grazie molto per la questione che lei pone. Se lei ha trovato un po' di oscurità, la colpa è mia, e quindi devo cercare di chiarire, spero di riuscire a fare. Sono le mie basi di teologia, soprattutto, che erano molto carenti, quindi diciamo. Sono certamente, però la due cose vorrei dire molto semplicemente, diciamo. La prima è che sarete voi, il vostro gruppo, voi giovani, altri gruppi, che riusciranno a comprendere, a approfondire, che riusciranno a vedere meglio, perché un tipo di ricerca come questo credo esiga
proprio come accennava lei, una forte interdisciplinarietà. Ecco, è un'interdisciplinarietà che va costruita e che credo molto nell'idea del lavoro in comune. Cioè non un'interdisciplinarietà che sta solo in una testa, ma che sta insieme agli altri, no? Che appartiene più a un lavoro di equipe, più a un lavoro di gruppo, che fa venire fuori, diciamo così, una maggiore potenza di pensiero, una maggiore potenza di visione delle cose, della realtà, e anche una poiesis più potente, una maggiore capacità di produrre a diversi livelli, di produrre a livello della scrittura filosofica, a livello dell'operazione artistica, a livello dei progetti scientifici, no? a diversi livelli di creatività, e sono tutti estremamente importanti. In particolare lei ha colto molto bene un punto, cioè diceva la relazione tra l'individuo e la tecnologia, no? Ma quando anche in questo libretto cercavo di mettere in luce un punto, è un punto piuttosto, io credo, cruciale, perché lei pensi, per quanto concerne per esempio quelli che chiamiamo corpi e ambienti virtuali, no? La questione di questo punto di contatto, in cosa consiste precisamente? Per quello che vedo io, non, quindi con tutti i limiti che puoi immaginare. Cioè consiste in quello che ho chiamato in questo libretto il problema della contingenza. No? Cioè noi saremo davvero di fronte a un ente di tipo nuovo che è in qualche modo un ibrido tra il vivente e il non vivente, quando potremo davvero stabilire un grado di reale indeterminazione presente ontologicamente, strutturalmente in questo ente. Ecco. Qui c'è una, naturalmente questa è un'altra questione piuttosto delicata. Il concetto di contingenza ha molti significati nella storia del pensiero filosofico. Ecco. Qui è preso, almeno io lo prendo in modo scotista, cioè in modo direi radicale, che si connette strutturalmente a ciò che intendiamo per libertà. Ecco. E devo dire che da questo punto di vista uno dei grandi maestri torna a essere Bergson, che a mio avviso è proprio un autore da... ve lo consiglio, diciamo così, ecco, da ristudiare e rivedere con molta attenzione perché ha alcune intuizioni straordinarie. Però d'altro canto c'è il lato della tecnologia e gli attuali sistemi di calcolo non mi pare consentano in realtà dei margini di contingenza. Ecco, è tutta una cosa da sviluppare che penso che non avrò modo di vedere io, avrete modo di vedere voi. Per ora mi fermerei qui. Grazie. Abbiamo una domanda di Andrea Pinotti. Grazie Roberto, grazie come sempre per la ricchezza vertiginosa di tutti questi temi che si incrociano. Pensavo nel tuo riferirti alla dottrina trinitaria, a quanto ancora rimane inindagato, non sufficientemente esplicitato, lo sfondo teologico di quella che è la nostra cultura digitale contemporanea. Basti pensare a termini come icona che usiamo quotidianamente senza renderci conto di quante implicazioni in termini di presenza, rappresentazione radicate nei dibattiti bizantini vengano appunto evocati. Avatar, un termine sanscrito per indicare appunto l'incarnazione della divinità, e Cristo in certe tradizioni è definito pure avatar. E io penso che la tua ricerca da diversi anni
da questo punto di vista sia, come ho già avuto modo di dirti altre volte, davvero in una posizione unica per farci capire la complessità di questo sfondo. E sono molto d'accordo su Bergson, la difficilissima teoria dell'immagine presentata in materia e memoria, credo che riletta oggi alla luce delle tecnologie del digitale, del virtuale, ci potrebbe riservare delle sorprese non indifferenti. Io volevo tornare però proprio per arrivare alla domanda. Nel nostro gruppo ci interroghiamo ovviamente su questioni che hanno a che fare con gli oggetti digitali in realtà virtuale e in realtà aumentata. E tu hai sottolineato nel tuo libro, oggi ti sei soffermato meno su questi aspetti, ma mi sembrava importante richiamarli, l'aspetto evenemenziale della realtà virtuale. Ogni volta che io indosso un casco, mi accadono, si attualizzano determinate possibilità e tutte le volte sono possibilità diverse. Quindi in qualche modo questo tipo di esperienza che io faccio si riverbera sullo statuto stesso dell'opera, che è lì, ma è lì come macchina generatrice di opere tutte le volte diverse. E ci viene spesso da domandarci quanto sia vicino e quanto sia lontano questo tipo di esperienza da quello che ci capita sempre con un'opera d'arte, anche molto tradizionale. In fondo, nella tradizione dell'estetica e della ricezione, l'atto di lettura, ad esempio, è considerato come produttivo di un senso che di volta in volta, pur partendo da un'occasione stimolata dallo stesso oggetto fisico, diventa di volta in volta diverso. Io stesso, se leggo un romanzo a distanza di qualche anno e lo rileggo, appunto, il romanzo è sempre lo stesso, le parole sono sempre quelle, accade però un senso che è insieme lo stesso e anche diverso. Allora, c'è la possibilità, secondo te, di descrivere ontologicamente una diversità tra, mettiamo, un romanzo e un'opera d'arte virtuale? O tutto questo invece si sposta dalla parte della ricezione intesa in un senso forte come non semplicemente ricettiva, se mi passate il gioco di parole, di un senso precostituito, ma produttiva di questo stesso senso. Sì, sì. Grazie Andrea. Allora, diciamo che è perfetta questa questione. Non ho detto, ma come forse Andrea e alcuni di voi sanno, il mio ultimo capitoletto, stranamente, dedicato alla relazione vitale, in cui dico adesso arriviamo in fin dei conti all'essenziale della relazione, è dedicato alle opere d'arte, tra virgolette, più tradizionali che ci siano, cioè parlo di poesia, parlo di Cézanne, cioè parlo della poesia di Emily Dickinson piuttosto che di Hölderlin, no? Ecco. Perché l'essenziale della relazione, cioè la relazione che viene prima della categoria di sostanza, che ci dice, dal mio punto di vista, profondamente cos'è la realtà, cosa siamo noi, che inaugura il senso, inaugura la possibilità, lì c'è, e c'è nel modo in cui hai detto tu. Cioè non, è proprio, e questi autori ce lo fanno vedere, ce lo mostrano, ce lo spiegano bene, ma potrei dirlo anche in un altro modo, non lo so, mi veniva in mente oggi, perché sapete, io ho questo
scusatemi, ma vi rubo solo 2 minuti con una breve parentesi, ma non per uscire dalla questione. Prima Giancarlo diceva che io anni fa, che sono passati veramente tanti anni, ho scritto un libretto intitolato Vermeer, Gongora, Spinoza, no? Vermeer, no? Vermeer. Vi ricordate come muore Bergot, no? Nella Recherche, davanti a quel pezzetto di muro giallo, no? Quel pan, dice lui, no? Quel pezzetto di muro giallo della veduta di Delft, no? Ecco. Lì noi troviamo una cosa impressionante relativamente a tutte le cose che abbiamo detto. Cioè troviamo l'iscrizione perfetta della memoria in quel pezzetto di muro giallo, ecco, che prende la forma fisica del colore. È come se qualcosa dentro di noi, un ricordo, splendesse. No? E quello è il punto culmine della vita. Che è infatti la morte. Allora, lì voglio dire, ma c'è tutto in Caravaggio, c'è tutto in, non so, in chi volete, cioè, c'è tutto. Allora, detto questo, che emerge potentemente la relazione vitale come senso dell'esistere proprio nell'operazione artistica, nel modo con cui dicevi, perché è sempre così. Noi incontriamo noi stessi attraverso. Ecco. Detto questo, e questa è l'analogia, ci sono poi delle differenze. No? Quindi abbiamo certamente un'analogia profonda. Le opere d'arte, così come i corpi virtuali, così come altre cose del mondo, mostrano la primalità della categoria della relazione. E anzi, io non riesco a intendere un'opera d'arte in altro modo. Puoi avere, no, molto, molto interessante studiare le proprietà relazionali, molto interessante, ma non arrivi alla questione. Molto interessante. Bisogna passare attraverso, ma non arrivi alla questione. Ecco. E il fatto dell'identità relazionale ti fa subito vedere una cosa, che porsi la domanda su che cos'è un'opera d'arte è una emerita stupidaggine, cioè è una sciocchezza. No? Bene, detto questo, ci sono delle differenze. Ci sono delle differenze che riguardano il rapporto con la tecnologia, i gradi di immersività e di interattività che possiamo studiare, la modalità secondo cui non solo un'operazione artistica, ma un certo tipo di esperienza si configura, prende forma e ci insegna delle cose in prospettiva e in divenire relativamente a un potenziale sviluppo che mai riusciremo a fermare della tecnica, che costituisce una parte della physis, né più né meno. Questo è quello che penso, insomma. Allora, Chiara Cappelletto scrive: caro Roberto, mi riservo il piacere di porti una domanda in un'altra occasione. Mi fa piacere, poi riprendiamo il discorso con Chiara. Mi fa piacere che abbia partecipato. E invece l'ultima domanda è di Fabrizia Bandi. Sì. Buonasera. Buonasera, buonasera professor Diodato. Grazie, mi aggiungo ai ringraziamenti che già le hanno fatto stasera per questa presentazione e volevo farle una domanda su un aspetto del volume che mi ha particolarmente interessato perché è uno comunque dei temi di ricerca che sto portando avanti, quindi mi riferisco fondamentalmente all'esperienza estetica della città. Lei ha dedicato un capitolo a quella che lei definisce appunto la spazialità relazionali. Mi ha molto interessato un passaggio in particolare in cui evidenzia la necessità di connettere la ricerca sulla spazialità, sul senso della spazialità e della località con la ricerca delle mutazioni dell'aesthesis in un'epoca neotecnologica. Ecco, da una parte mi domandavo se
questa idea di spazio urbano, come anche lei lo sviluppa nei termini di Cora, fondamentalmente come uno spazio non legato a una forte identità, ma a una pluralità, a una natura plurivoca, si possa definire un po', riguardando diciamo un po' più l'inizio del libro, come un oggetto evento, quindi come la città si definisca anche un po' in modo fenomenologico, sempre di nuovo sotto lo sguardo dei passanti, di chi la abita e di chi la vive. E se in che modo, però è una domanda veramente aperta che lancio e metto sul piatto, come appunto l'intersezione tra lo spazio urbano e i media, che ormai di cui la città è veramente intessuta, innervata, possono cambiare o accentuare in qualche modo l'esperienza della città come oggetto evento. Grazie, grazie. Questo è un tema che io non ho, diciamo così, bene in mano. Mi interessava fare un cenno nel capitoletto che lei ricordava e mi piacerebbe riuscire a svilupparlo, questo cenno. Ci sto un po' riflettendo in questi tempi. Perché? Ma è molto semplice, perché gira un concetto, diciamo, nella progettazione, che è quello di smart city, no? Quello di smart city. Ora, il concetto di smart city è un concetto tanto interessante quanto pericoloso, diciamo così. Ecco. Perché? Perché ha la base, ma non è che sia una cosa sbagliata, io sono molto, diciamo, non credo affatto che si debba criticare la tecnologia o tantomeno i processi logico-scientifici. Ma scherziamo, no? Non bisogna fare queste... No, ma la questione della Smart City è che è tutto basata sulla questione della funzionalità. Ma la funzionalità è vista in relazione, diciamo così, alle potenzialità della tecnologia. Queste potenzialità della tecnologia sono relative a dei bisogni, ma portano con sé delle, ovviamente, delle conseguenze. E delle conseguenze che riguardano un po' un oblio di che cosa sono le relazioni tra gli abitanti e il suolo. Cioè relazioni tra... C'è un'idea di suolo che tra l'altro è abbastanza ben sviluppata nell'urbanistica francese più recente, intesa come stratificazione culturale, una stratificazione culturale che conduce a degli insiemi relazionali. A me è capitato una decina d'anni fa di partecipare, grazie ad una collega e carissima amica che insegna urbanistica, progettazione urbanistica all'Università di Sassari, cioè la sede di Alghero, Lidia De Candia, mi è capitato di lavorare con lei sulla riprogettazione di un centro urbano, piccolo centro urbano, un paesino, Santo Lussurgio in Sardegna, un paesino molto interessante, sta dentro un vulcano spento, un posto molto bello, dove lì questi studenti di progettazione urbanistica hanno cominciato a rivisitare la progettazione della cittadina a partire dai sistemi di vicinato. A partire dai sistemi di vicinato. Allora, ci sono tanti piccoli esempi, no? Per cui l'uso delle tecnologie, l'implementazione delle tecnologie funziona. Noi siamo andati giù con Studio Azzurro, per dire, a lavorare. E quindi anche legandolo a una progettazione artistica di ambienti sensibili e così via, no? Per cercare di unire l'arcaico e il più contemporaneo, ecco. Però possono funzionare se si parte da un'idea di suolo che ha una stratificazione culturale potente e che comporta un sistema di relazioni. Questa è un po' l'idea, che è un po' l'idea che può provenire dalla parola cora usata dalla coreografia contemporanea, proprio perché la cora, come lei sa, non si lascia acchiappare, cioè è una produzione di narratività, è una potenzialità che però non puoi chiudere all'interno di un recinto funzionale e progettabile in modo definito o definitivo.
Quindi si tratta non di escludere l'idea di città tecnologica, di smart city, ma di rompere dall'interno alcune catene che questa idea provoca sul rapporto tra città e i suoi abitanti, cioè sull'ethos, perché ethos vuol dire abitare su questa terra. Ecco. Abitare insieme su questa terra. E ci sono alcune cose che sarebbero da sviluppare. L'idea di iperpaesaggio, per esempio, di Sébastien Marot, per esempio, è molto interessante. Ci sono anche altri teorici molto interessanti e a mio avviso meritano un'attenzione perché se vogliamo mettere la relazione al centro, questa è una pista che possiamo, tra le altre, coltivare. Grazie. Grazie a lei. Grazie veramente per questo intervento, per questo giro, per questo dibattito finale veramente ricchissimo e pieno di spunti che verrebbe quasi voglia di poter continuare. Non abbiamo ancora tempo, ma abbiamo ancora, diciamo, tutta la vita davanti per farlo. Per cui ringraziamo veramente Roberto Diodato per essere stato qui con noi e ci vediamo nella prossima edizione di Zoom In. Grazie a tutti. Vi ringrazio. Grazie Roberto. Grazie. Buona a tutte e a tutti. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao. A presto. Ciao. Ciao.